Le origini della guerra di Troia si perdono nel mito, in un tempo in cui dai capricci degli dèi poteva dipendere il destino degli uomini. La leggenda ha inizio sul Monte Olimpo, mentre tutte le divinità sono intente a festeggiare le nozze di Teti e Peleo. Solo Eris, dea della discordia, è esclusa dal banchetto e decide di vendicarsi. Lancia allora sulla tavola imbandita una mela d'oro che reca l'incisione alla più bella. Subito le dee Atena, Era e Afrodite si contendono il dono e chiedono a Zeus di decidere a chi di loro spetti. Il padre degli dei rifiuta di compiere l'ardua scelta e decide di affidare il compito al più bello tra gli uomini, il principe troiano Paride. Pur di ingraziarsene il giudizio, ogni dea offre al giovane invitanti ricompense. Era gli promette immensi poteri, Atena l'invincibilità e Afrodite l'amore della donna più bella del mondo. Si tratta di Elena, la sposa del re spartano Menelao. Paride cede all'offerta di Afrodite e insieme alla dea rapisce la bellissima Elena portandola con sé a Troia. Menelao chiama allora a raccolta i più potenti guerrieri greci per formare un grande esercito e parte alla volta di Troia. La guerra ha così inizio. È forse la guerra più famosa. È stata voluta dagli dèi, combattuta dagli uomini, cantata dai poeti. Leggenda e storia si intrecciano nella guerra di Troia. 1200 anni prima di Cristo. La città di Troia sorge sul versante turco dello stretto dei Dardanelli. Deve la sua potenza al luogo strategico dove è stata edificata, che gli permette di controllare i traffici fra Mar Nero ed Egeo. Ma la sua forza diventa anche la sua rovina. Gli Achei, i popoli guerrieri dominatori della Grecia, sono sulla riva opposta dello stesso mare e vogliono il controllo di quello stretto. Per questo motivo danno vita a una lega militare e cingono d'assedio la città. Gli episodi della guerra sono raccontati in due poemi, l'Iliade e l'Odissea, attribuiti a Omero, un poeta greco vissuto probabilmente nell'VIII secolo. Vi si descrive l'assedio della città durato ben 10 anni, finché Ulisse, l'astuto re di Itaca, un'isola del Mar Ionio, suggerisce uno stratagemma per impossessarsene. I greci, fingendo di ritirarsi, lasceranno dietro di loro, come offerta agli dèi, un cavallo di legno. Al suo interno si nascondono in realtà i guerrieri Achei. I troiani, abbandonata ogni precauzione, portano il cavallo come trofeo all'interno delle mura. Il manipolo di guerrieri riesce così ad aprire il portone delle invalicabili mura e per Troia è la fine. La città è saccheggiata e data alle fiamme. Gli studiosi hanno per lo più pensato che la guerra di Troia fosse il frutto della fantasia di Omero, fino a quando, proprio basandosi sulle descrizioni del poeta, l'archeologo tedesco Heinrich Schliemann individua nel 1868, su una collinetta presso Issarlek, le rovine della città di Troia. È una scoperta eccezionale, ma le rovine, composte da vari strati, risalgono a periodi molto differenti tra loro. Non è una sola città, dunque, ma ben 9 città di Troia sorte in epoche diverse. Secondo gli studi più recenti, quella cantata dal poeta Omero dovrebbe essere la 6ª. È probabile che la vicenda non si sia svolta come viene raccontata nei poemi epici di Omero. Ma di certo, a partire dall'11 secolo a.C., i popoli del Mediterraneo devono cominciare a fare i conti con una nuova potenza emergente, la Grecia.